io ringrazio gli uffici per il lavoro che hanno svolto. Ho avuto modo di leggere, anche se non tutto, in questi giorni il documento, veramente una quantità di dati analizzati molto molto rilevante, si vede insomma che c'è dietro un impegno notevole. Dunque, secondo me manca un pezzettino nelle conclusioni, mi riferisco ai rifiuti urbani e a tutto ciò che riguarda l'impiantistica. Nel senso che è stato messo nero su bianco, l'abbiamo appena sentito, che c'è già oggi una sovracapacità nel trattamento del rifiuto urbano residuo, nell'incenerimento e oltre che negli altri tipi di trattamento, e si parla chiaramente di un esubero di potenzialità di questi impianti in relazione ai quantitativi di rifiuto urbano residuo nel 2020. Allora da qui secondo me devono derivare delle riflessioni ulteriori, perché stiamo parlando di cifre veramente, veramente importanti. Passiamo da un rifiuto urbano residuo nel 2010 di 2.133.000 tonnellate annue ad un rifiuto urbano stimato nel 2020 di 1.298.000, cioè stiamo parlando di quasi 1 milione di riduzione di rifiuto urbano residuo da trattare a livello regionale. E allora secondo me non basta dire non ampliamo più gli inceneritori esistenti, non autorizziamo più nuovi inceneritori. Dobbiamo anche fare un ragionamento ulteriore e dire cominciamo anche a ragionare sulla possibilità di un decommissioning degli impianti, di alcuni impianti, degli impianti più vecchi per esempio, degli impianti più piccoli, degli impianti meno efficienti, perché se noi non facciamo questo ragionamento ci apriamo gioco forza all'arrivo dei rifiuti da tutte le parti d'Italia, perché se non ci sono da bruciare e abbiamo una sovracapacità di questo tipo, già adesso l'avremo enorme fra soli 6 anni, e gioco forza i rifiuti arriveranno. Già abbiamo visto con la mozione di cui ho accennato in consiglio martedì che c'è un tentativo, non si sa se andrà in porto, del governo centrale, mi risulta che il ministro dell'ambiente sia contrario a questo provvedimento, speriamo bene, di costituire una rete nazionale di inceneritori finalizzata a mettere a disposizione gli impianti già esistenti a tutta Italia, se non ce la fanno quest'anno ce la faranno nei prossimi anni, perché a fronte di una sovracapacità veramente enorme da qui a 6 anni, alla fine da qualche parte ci arriveranno. E quindi limitarsi a dire no a nuovi impianti e no agli ampliamenti è un mezzo ragionamento che non sta in piedi. Cioè, o facciamo anche un programma, un piano di decommissioning, oppure inevitabilmente ci apriamo ai rifiuti che arrivano da tutte le parti d'Italia. Io credo che questo sia politicamente insostenibile, è un'opzione politicamente insostenibile. E quindi bisogna, a mio giudizio, prevedere anche questo tipo di pianificazione, ma anche a beneficio dei gestori degli impianti, nel senso che siamo noi che dobbiamo avere una vision di medio termine quantomeno e una capacità di coordinamento e di programmazione. Se noi non diciamo questa cosa, se noi non diciamo ai gestori degli impianti occhio che fra 6 anni ci sarà la metà dei rifiuti da bruciare, come vi comportate, e noi non vogliamo come regione che arrivino rifiuti dalle altre parti d'Italia, dobbiamo essere noi a dirgli state attenti a quello che state facendo, anche in termini di come dire, ammodernamenti senza ampliamenti delle capacità, perché qui poi entrano in gioco un sacco di investimenti, svariati milioni di euro di investimenti che vanno come dire, recuperati con un'operatività estesa negli anni. L'esempio di Desio purtroppo mi tocca da vicino, lì c'è stata addirittura anche un'autorizzazione all'ampliamento della capacità. È avvenuto il 2 luglio, proprio il giorno in cui noi stavamo discutendo in consiglio la mozione che poi ha dato vita alla moratoria, quella delibera che è arrivata 20 giorni dopo, e lì stanno pensando di andare avanti altri 18 anni, altro che 2020. E quello è classicamente un impianto piccolo, poco performante, aperto nel 76. Ripeto, la Regione Lombardia deve avere il coraggio di dire attenzione che qui sta cambiando il mondo nella gestione dei rifiuti residui, studiamo una exit strategy. Dobbiamo essere noi a dirlo ai gestori degli impianti anche per il loro stesso bene, ripeto, perché abbiamo noi questa capacità di divisione e di programmazione. Se non lo facciamo, la Lombardia diventerà un hub per la ricezione dei rifiuti
speciali, che poi sono i rifiuti urbani minimamente trattati, da tutta Italia. E però se questa è la strada, dobbiamo dirlo apertamente e pubblicamente, perché ritengo che sia una strada del tutto insostenibile dal punto di vista politico. Mi fa piacere aver letto anche un accenno a delle tecnologie che ritengo particolarmente importanti da qui al futuro. Se si parla di fabbrica dei materiali, si parla di estrusione e di produzione di granulato sintetico sempre dal rifiuto urbano residuo, ecco, queste secondo me sono le strade veramente da incentivare in termini di trattamento del residuo urbano, cioè sono gestioni a freddo finalizzate al recupero di materia, quindi pienamente in linea anche con gli obiettivi europei. Per cui da un lato ritengo opportuno avere questo studio di decommissioning programmato da qui a qualche anno, dall'altro anche delle politiche di incentivazione di questo tipo di tecnologia pulita. Grazie. No, io avrei due domande velocissime, anzi tre. La prima, l'ingegnere ha detto importiamo biomasse, quindi deduco da altre regioni o insomma da altri luoghi per smaltirle nei nostri impianti. Chiedo se dall'estero, ok. E quindi i nostri impianti non smaltiscono solo biomasse prodotti in Lombardia, ma arrivano anche dall'estero. E questa è la prima domanda. La seconda domanda sulla questione delle bonifiche. Le priorità, siti di interesse nazionale, però si è detto che dal 2016 saranno impossibili investimenti, e questa prospettiva è abbastanza allarmante, oserei dire. Volevo sapere se ho capito bene o se la situazione può anche cambiare. L'ultima domanda sul marketing territoriale delle aree contaminate. Volevo capire meglio se anche i cosiddetti parchi scientifici tecnologici possono essere uno strumento che possa usufruire di questa normativa legata al marketing territoriale. Grazie. Sì, io volevo porre l'attenzione sugli obiettivi che vengono elencati in questo programma regionale di gestione dei rifiuti. In particolare, il primo obiettivo, certamente la priorità è la riduzione dei rifiuti. Abbiamo visto che nel 2012, c'era appunto in una slide, vengono prodotti in Lombardia 466 kg per abitante anno di rifiuti urbani, e l'obiettivo che ci diamo per il 2020 è 455. Ecco, forse non è che passare da 466 al 2012 455 per noi è un po' come obiettivo, è un po', diciamo così, riduttivo. Considerato che è visto come prioritario dalla comunità europea, dalla legislazione nazionale, così, ecco, noi ci aspetteremmo un obiettivo, diciamo, adesso, scendere sotto i 400 kg abitante all'anno, potrebbe essere un obiettivo al 2020, dico, considerato appunto che vengono individuate delle azioni per ridurre la produzione dei rifiuti, e che secondo noi, se fatte con una politica regionale, possono riportare questo obiettivo. Altro obiettivo è quello della tariffa puntuale, in cui viene indicato come obiettivo per il 2020 che il 20% dei comuni la adottino, ad oggi è il 10%. Ecco, abbiamo visto come, e c'è anche appunto elencato nel programma regionale, in cui lo ringrazio anch'io per i numerosi dati che sono stati riportati, è indicato come una delle, insieme alla raccolta porta a porta, come uno degli, diciamo così, degli strumenti che incentivano la raccolta differenziata e quindi l'aumento della stessa. Ecco, secondo noi un 20% che può essere riduttivo. La tariffazione puntuale dovrebbe essere adottata da tutti i comuni che fanno il porta a porta, perché questi due strumenti abbinati portano assolutamente un incremento della frazione differenziata. E l'ultimo obiettivo, appunto, la percentuale raccolta differenziata. È il 67% al 2020. Secondo noi, con l'adozione della tariffazione puntuale, sistema porta a porta, anche questo obiettivo potrebbe essere ben superiore. In sostanza noi apprezziamo le indicazioni di questo programma regionale, però gli obiettivi, come appunto comunque avevo già accennato martedì in Consiglio regionale, sono abbastanza limitanti. Ecco, la nostra osservazione è anche questo: gli obiettivi dovrebbero essere più importanti. Grazie.